20 anni fa, quando ho pubblicato il mio libro sulla comunità, Comunitas, partivo proprio da una domanda del genere, da questa domanda relativa al significato originario del termine comunità. Perché già allora su questo termine si andavano sovrapponendo modi di pensare, schemi di ragionamento differenti e difficilmente assimilabili tra loro. Per comunità, del resto, si possono intendere cose molto diverse. La comunità umana nel suo insieme, comprensiva di tutti gli uomini e le donne, oppure una comunità politica amplissima, fatta di tanti stati, come per esempio la comunità europea, o anche una comunità nazionale come quella italiana o quella argentina, ma anche si può intendere con questo termine un'entità più piccola, coincidente con una cittadina o con un paese, o addirittura un gruppo di persone unite da qualche cosa come una lingua, un'etnia, una religione comune. Ma comunità può essere anche una classe scolastica, un gruppo di malati bisognosi di cura, o semplicemente una serie di individui che condividono un'intenzione comune. E allora, come orientarsi tra casi e situazioni così diverse? Come fissare il termine comunità a un senso, a un significato condiviso? Come venire a capo del senso più generale, quello che i filosofi chiamano essenza della comunità? Ecco, nel libro a cui prima mi riferivo, per rispondere a queste domande, ho provato a interrogarmi sulla provenienza etimologica di questa antica parola, risalendo al termine latino comunitas, da cui discende la parola comunità nelle lingue neolatine, ma anche nell'inglese. Ebbene, proprio questo passaggio per l'etimologia, per le vicende della lingua, che spesso poi riportano l'attenzione a qualche cosa che altrimenti sfugge, ha dato una serie di indicazioni e anche una serie di sorprese. Ha aperto ai miei occhi un significato che quando oggi pronunciamo la parola comunità sembra essere andato perduto, sembra smarrito. E proprio questa perdita di significato e alla necessità di un suo ritorno vorrei fare riferimento all'inizio. Ma torniamo al termine latino comunitas. Esso è composto a sua volta dell'unione di due parti, cum, che significa con, e munus. Coloro che formano una comunità, secondo questa etimologia originaria che si è andata perduta nel tempo, condividono un munus comune. Sono uniti dallo stesso munus. E che significa a sua volta il termine munus, che costituisce appunto il nucleo di senso della comunitas? Beh, se si cerca nei dizionari latini, si vede come il vocabolo munus ha diversi significati, che rimandano da un lato a una legge, a un ufficio, a un incarico da eseguire, e dall'altro a un dono da fare. Se li si congiunge, questi significati, si ricava il senso complessivo del termine, che è quello di una legge del dono, di un impegno di cura nei confronti degli altri. Ebbene, secondo questa etimologia latina, insomma, comunità è l'insieme di persone che condividono lo stesso obbligo di donazione o di cura reciproca. Già qui abbiamo qualcosa che si distacca in maniera sensibile dal significato che poi successivamente il termine comunità ha assunto nelle lingue moderne. Perché oggi quella legge del dono reciproco non soltanto è stata rimossa, ma è stata sostituita dal suo apparente contrario. Perché quello che oggi siamo abituati a vedere nella comunità, anziché una legge del dono, della cura reciproca, è piuttosto un interesse o una proprietà comune, al punto che il termine comunità è sempre più spesso legato a quello di appartenenza,
fanno parte di una comunità, coloro che appartengono, oggi si ritiene, a una stessa etnia, alla stessa cultura, alla stessa lingua, e che proprio per questo si differenziano e spesso si contrappongono a coloro che non vi appartengono. In questo modo è come se si fosse verificato un rovesciamento semantico rispetto al significato originario del termine. Mentre questo alludeva a una relazione donativa, a un'attenzione nei confronti dell'altro che ne richiedeva la cura, adesso tendiamo a legare il comune a qualche cosa di proprio, che ci appartiene o cui noi stessi apparteniamo. E quindi piuttosto che una comunità dell'altro e per l'altro, è diventata una comunità dello stesso e per lo stesso. Al centro dell'espressione comunità si è insediato qualcosa che richiama una convivenza o un'utilità, che riguarda esclusivamente un gruppo di persone a differenza di tutte le altre che non ne fanno parte. In questo modo, quello che all'origine era un termine aperto, inclusivo, diventa oggi esclusivo ed escludente. Eppure, se sfogliamo un vocabolario, troveremo che il termine comune è il contrario del termine proprio. Comune è ciò che, essendo di tutti o di molti, non è proprio di nessuno. E dunque, per uno strano scherzo della lingua, nel corso del tempo, quello che è comune, che fa comunità, viene definito precisamente dal suo contrario, da ciò che è proprio. Quindi comunità, nel significato che ha assunto oggi il termine, è la proprietà di qualcosa che condividiamo con coloro che anche la posseggono, a differenza di quelli che ne sono privi. In questo modo abbiamo un netto spostamento di significato. Comunità diventa qualcosa che, anziché richiamare l'alterità, la relazione con l'altro, richiama l'identità, il rapporto con lo stesso, che anziché rimandare al lontano, all'esterno, rimanda al vicino, all'interno, a una soglia che separa ciò che è nostro da ciò che non lo è, e che perciò va isolato e difeso da tutti coloro che ne sono esclusi. In questo modo il concetto di comunità si trasferisce dall'orizzonte dell'inclusione, il dono comune, la legge di donazione, all'orizzonte dell'esclusione. Essa non richiama più l'idea o la metafora del ponte, ma l'idea e la metafora del muro. Nel significato che poco alla volta ha acquisito, comune è qualche cosa di esclusivo che non va condiviso con gli altri. Questo è il senso prevalente che il termine oggi ha assunto in quell'orientamento di pensiero americano che si chiama comunitarismo. In base a esso la comunità appare una forma chiusa e separata che si raccoglie su se stessa in funzione di una determinata identità etnica, culturale, linguistica, in contrasto con coloro che non ne fanno parte perché appartengono a una diversa comunità o semplicemente perché non hanno nessuna comunità. Ecco, è un mutamento di significato, un passaggio semantico che si può ricostruire ancora meglio se torniamo a un altro vocabolo, originato anch'esso dal termine munus, ma questa volta anziché in termini positivi, affermativi, in termini negativi. Mi riferisco al vocabolo, anch'esso latino, che costituisce l'opposto logico della communitas, vale a dire l'immunitas, anch'esso poi trasferito nelle lingue moderne, precisamente come il contrario logico della comunità. Se la communitas è ciò che lega i suoi membri in un impegno donativo dell'uno nei confronti dell'altro, l'immunitas, al contrario, è ciò che esonera, che libera da questo onere, che libera gli uomini dalla legge del dono, dal dovere della cura reciproca.
come la comunità, almeno nel suo senso originario, rinvia una condizione comune che uguaglia gli uomini e le donne, l'immunità o l'immunizzazione rimanda al privilegio, alla situazione particolare di chi è sottratto a questa condizione comune godendo di un dato beneficio. Questo è noto sotto il profilo giuridico, in base al quale, come sappiamo, è dotato di immunità parlamentare o diplomatica, chi non è soggetto alla legge cui sono vincolati tutti gli altri cittadini. Ma questo significato è riconoscibile anche nell'accezione medica e biologica del termine immunità, in relazione alla quale l'immunizzazione naturale o indotta implica la capacità di un dato organismo di sottrarsi mediante i propri anticorpi a un'infezione apportata dal contagio. È un tema tristemente molto attuale oggi, in questo momento di pandemia terribile che tutti attraversiamo. E allora, sovrapponendo questi due significati, il significato giuridico e il significato medico, se ne desume che l'immunità o il dispositivo immunitario, come possiamo definirlo, costituisce una sorta di muro di cinta, una barriera difensiva contro chiunque minacci le prerogative di un dato soggetto, individuale o collettivo. Perché le stesse comunità, considerate come individui di dimensioni più ampie, possono essere immunizzate. È precisamente quello che sta succedendo da tempo davanti ai nostri occhi, quando in tutto il mondo, nelle periferie del mondo come nei ghetti delle metropoli, le comunità politiche si cingono di mura reali o simboliche, per proteggersi dal contagio da parte di elementi esterni che chiedono di integrarsi in esse, o anche nei confronti di elementi interni considerati contaminanti. Naturalmente non è stato sempre così. Non sempre le comunità politiche si sono chiuse in se stesse per evitare un contatto giudicato rischioso con altri. Ma ciò è accaduto più volte. Nella storia antica e recente, toccando forse il culmine tragico nella Germania nazista, in cui gli ebrei furono appunto visti come germi contaminanti da cui ci si doveva immunizzare distruggendoli. Certo, quello fu un caso particolare, ma è quanto può accadere ogni volta in cui si individua un gruppo sociale, etnico, religioso, un potenziale nemico da estromettere o da combattere. È esattamente a questa possibile, spesso reale, deriva immunitaria che alludo quando parlo di perdita della comunità. Noi oggi viviamo una perdita generale della comunità, e cioè una sua trasformazione in chiave immunitaria. Se si ricorda che, come appunto prima si diceva, il concetto di immunitas è il contrario di quello di comunitas, si comprende come l'immunizzazione della comunità costituisca una sorta di fuga dalla comunità da se stessa. La comunità fugge da se stessa e si rovescia nel proprio opposto. Ecco, la mia impressione è che oggi, per una molteplicità di cause, siamo di fronte a una crescita abnorme del dispositivo immunitario rispetto anche al recente passato. Quello che è un fenomeno attinente soltanto agli ambiti giuridici e medici si è andato progressivamente estendendo a tutti i settori e linguaggi della nostra vita, fino a diventare, come dire, il punto di coagulo reale e simbolico dell'esperienza contemporanea. Certo, è vero, ogni società ha espresso comprensibilmente un'esigenza di autoprotezione rispetto ai pericoli che le insidiavano dall'interno e dall'esterno.
Questo vale per gli individui e la società. Nessun organismo, né individuale né collettivo, potrebbe resistere senza un sistema immunitario che lo protegga dagli attacchi ambientali. Per esempio, il diritto e la polizia costituiscono due sottosistemi immunitari della società. Anche lo Stato, in fondo, è un sistema immunitario della società, e senza di essi la società non potrebbe sopravvivere di fronte alle insidie che lo minacciano, no? Senza il sistema del diritto la società crollerebbe sotto la pressione dei conflitti che l'attraversano. Ma ecco il punto importante. La mia impressione è che oggi, alla fine della stagione moderna, questa esigenza immunitaria sia diventata addirittura il perno di rotazione intorno a cui si costituisce sia la pratica reale, effettiva, sia la pratica immaginaria dell'intera società. Per farci un'idea, basti guardare al ruolo che ha assunto la scienza immunologica, non solo sotto il profilo medico e profilattico, ma anche sotto il profilo sociale, giuridico e informatico. Ciò che conta è impedire un eccesso di circolazione e dunque di potenziale contaminazione. Da questo punto di vista, il virus è diventato la metafora, a sua volta virale, di tutti i nostri incubi. Mai come in questi mesi ce ne accorgiamo. In realtà c'è stato un momento nelle nostre società, nelle società occidentali almeno, in cui la paura biologica si è attenuata. Mi riferisco agli anni 50 e 60 del Novecento, in cui si diffuse l'idea che la medicina antibiotica potesse sradicare alcune malattie, epidemie endemiche. Poi arrivò l'AIDS, l'HIV, e allora la diga psicologica è crollata, no? I virus simbolici e reali sono apparsi invincibili, capaci di penetrare dentro di noi, nei nostri corpi, e di travolgerci. Allora l'esigenza immunitaria è cresciuta a dismisura, fino a diventare la nostra preoccupazione fondamentale. La forma che stiamo dando alla nostra vita, possiamo dire l'immunità oggi è la nostra forma di vita attuale. Oggi appunto la pandemia da coronavirus, a cui non possiamo non fare riferimento, porta questa sindrome immunitaria al suo punto limite. Naturalmente ciò è comprensibile, il bisogno di difesa che ciascuno di noi ha è comprensibile visto l'aggressività tutt'altro che vinta del virus. Ma resta il fatto che ormai l'immunizzazione, il dispositivo immunitario, è diventato il carattere centrale delle nostre società. Si pensi per esempio alle enormi cifre stanziate da tutti i governi per proteggere i propri confini, per proteggere anche i confini dei propri sistemi di comunicazione da coloro che potrebbero entrare in maniera più o meno illegale dentro di essi. Ma si pensi anche alle protezioni che circondano chi fa attività politica e diplomatica, spesso economica, cioè alla crescita incessante degli apparati immunitari, della concessione di immunità in una stagione in cui quella della sicurezza è diventata la preoccupazione dominante di tutti. Noi viviamo, come ben sappiamo, in una società della sicurezza, in una società securitaria. E insomma, da qualsiasi parte guardiamo a quanto ci circonda, a quanto accade nel mondo, dal corpo individuale al corpo sociale, dal corpo politico al corpo tecnologico, la questione dell'immunità si è insediata al crocevia di tutti i percorsi. Ciò che conta è impedire, prevenire, combattere,
con ogni mezzo, la diffusione del contagio reale e del contagio apparente, del contagio effettivo e del contagio simbolico, ovunque possa determinarsi. Lo scrittore Elias Canetti, lo sappiamo, sosteneva che ciò che caratterizza l'uomo moderno è addirittura la paura di essere toccato, dal momento che quel contatto è da noi inteso come ciò che mette in pericolo la nostra identità, mette in pericolo i confini chiusi dei nostri corpi. Tutti noi conosciamo bene l'esperienza di malessere, la sensazione di disagio che sperimentiamo quando, per esempio, in un autobus, in un treno, ci sentiamo toccati, no? In qualche modo da qualcuno, e facciamo un passo indietro, un salto indietro a volte per sottrarci a questo contatto non voluto. Oggi ancora di più, naturalmente, come ben sappiamo. E poi passando dal piano individuale al piano collettivo, questa esigenza autoprotettiva si è andata sempre di più generalizzando, fino a caratterizzare tutta la nostra prassi, la stessa prassi politica. E infatti possiamo dire che questa chiusura immunitaria caratterizza tutti i paesi, non soltanto quelli europei, gli Stati Uniti e altri paesi, grandi e piccoli. Da dove nasce questa tendenza? Chiediamoci ancora una volta. Ma io credo che si tratti di un effetto controproducente, di rimbalzo, una sorta di fenomeno di rigetto dei processi di globalizzazione. Perché quanto più il mondo tende a farsi globale, quanto più tende a aprire ogni confine alla circolazione di oggetti, soggetti, persone, merci, idee, tanto più produce timore di smarrire la propria identità e dunque il tentativo sempre più forte di ricostruirla richiudendosi, appunto. Si può dire che sia stato proprio l'abbattimento del grande muro simbolico, il muro di Berlino, alla fine del secolo scorso, che ha prodotto per reazione l'innalzamento di tanti muri, di tanti piccoli muri, fino a trasformare la comunità in una sorta di fortezze, fortezze assediate. I nuovi nazionalismi, per esempio nei paesi dell'ex blocco sovietico, a partire dall'ex Jugoslavia, ma non solo, là, anche in America, sono ripresi proprio negli anni in cui su scala mondiale si è imposta la globalizzazione. Cioè c'è una connessione forte tra globalizzazione e immunizzazione. E una volta quindi descritta tale svolta, poniamoci una seconda domanda, ancora più importante: a cosa può portare questa situazione, questo stato di cose? La mia impressione è che questa sindrome immunitaria che ci ha preso tutti, destinata a rovesciare la communitas nel proprio opposto, comporti più problemi di quanti ne risolva. Perché quella che si presenta come soluzione, questa tendenza esasperata all'autoproduzione immunitaria, determina a sua volta dei rischi non minori di quelli che si volevano sfuggire. Perché l'immunità necessaria a proteggere la nostra vita, se portata oltre un certo limite, finisce per negarla. L'immunità è insieme protezione e negazione della vita. Costringe la vita in una sorta di gabbia nella quale si perde non solo la libertà, ma anche il senso ultimo della nostra esistenza collettiva, cioè quell'affacciarsi dell'esistenza individuale fuori di sé, come dice anche il termine existenzia, no? Ex.
l'apertura al fuori, all'alterità, implicita invece nell'idea originaria di communitas, che è la parte essenziale dell'esperienza umana. E questa è la contraddizione su cui va puntata l'attenzione, cioè quello che protegge il nostro corpo individuale e sociale, oltre un certo punto, è anche ciò che ne impedisce lo sviluppo, che lo fa asciugare, rattrappire. E d'altra parte questa antinomia, questa contraddizione è contenuta nella stessa logica procedura dell'immunizzazione medica. Lo sappiamo, per vaccinare un paziente nei confronti di una malattia si mette nel suo organismo un piccolo frammento di quella malattia stessa, un frammento sostenibile, in modo tale da evitare poi la malattia nel suo attacco maggiore. Ma in questo modo, come del resto risulta anche dal significato duplice, ambivalente del termine greco pharmakon, che significa insieme malattia e rimedio, ebbene in questo modo la cura è fatta della stessa materia del male, no? Che allo stesso tempo è medicina e veleno, è come se per guarire dovessimo assaggiare una punta di veleno, no? Naturalmente questo non significa che non ci si debba vaccinare, anzi lo si deve fare assolutamente, mai come in questo momento, ma la logica appunto dell'immunizzazione comporta questo elemento negativo, questo passaggio per il negativo. Ebbene, se si riporta questa pratica immunitaria nel corpo sociale, si coglie la stessa contraddizione, lo stesso paradosso. Alzare sempre di più la soglia di attenzione della società nei confronti del rischio, come siamo abituati a fare, significa bloccare la crescita della società, o addirittura farla regredire a uno stadio iniziale. È come se per adeguare il livello della protezione all'entità del rischio si adeguasse la percezione del rischio alla crescente esigenza di protezione, no? Cioè si creasse rischio artificialmente per poterlo controllare. Del resto è quello che fanno le compagnie di assicurazione, no? Che per far crescere il guadagno alzano la soglia del rischio, a volte anche artificialmente. Questo fa sì che appunto le assicurazioni abbiano interesse ad elevare il rischio. Io abito a Napoli, come sappiamo, il rischio del furto delle automobili è molto alto, a me ne hanno rubati 3, e quindi questo produce una crescita del premio di assicurazione. Qualcuno sospetta che siano le assicurazioni stesse che rubino le macchine. Ma questa è solo una malignità. E naturalmente comunque le campagne assicurative di ogni tipo sono interessate a potenziare questo circolo vizioso tra rischio e protezione. Maggiore il rischio, maggiore è la protezione e maggiore il guadagno. E questo cortocircuito tra rischio e paura che sta portando a compimento il rovesciamento dell'idea originaria di comunità nel suo opposto. La mia impressione è che stiamo toccando un punto di non ritorno, una soglia di non ritorno in questa ricarica reciproca tra protezione e pericolo reale o immaginario, e che rischia tutto ciò di mandare in tilt l'intero sistema sociale. Oggi sappiamo, con la pandemia, tutto dovrà essere cambiato, molto dovrà essere cambiato, ma insomma questo rischio è ancora davanti a noi. Per farci un'idea di questo effetto perverso della pratica immunitaria, si pensi a quello che accade nelle malattie cosiddette autoimmuni, quando cioè il sistema immunitario è talmente forte da rivolgersi contro il corpo stesso che dovrebbe difendere, rischiando di distruggerlo. Certo, come si diceva, i sistemi immunitari sono necessari,
ma quando crescono a dismisura possono provocare danni gravi, gravissimi all'organismo che dovrebbero invece difendere, no? E quindi è rispetto a questa dinamica autolesionista che si sente da più parti la richiesta di un ritorno della comunità originaria, no? Un ritorno dell'origine, come diceva all'inizio Ezechiele. C'è un rapporto forte tra origine e attualità, solo l'origine dà luce all'attualità, no? Quindi necessità di tornare a quello che significava originariamente la comunità. Ma come? Come determinare le condizioni di questo ritorno? Come uscire dal circolo vizioso che ho descritto? Ma diciamo che si tratta di rovesciare i rapporti di forza tra comune ed immune, rimettendo al centro la questione della comunità nella sua forma più inclusiva e aperta, e insieme separare la protezione immunitaria che è necessaria. L'abbiamo detto, nessun organismo potrebbe vivere senza dei dispositivi immunitari, ma separare la sua protezione, la sua funzione di protezione dalla sindrome autoimmune, dalla, diciamo, dalla potenza escludente di alcuni dispositivi immunitari. E per arrivare a questo dovremmo pensare proprio diversamente alla funzione dei sistemi immunitari, cioè pensandoli anziché come barriere escludenti, come filtri di relazione tra interno ed esterno. No? Filtrare non significa escludere, ma distinguere tra elementi positivi ed elementi negativi. Del resto anche la medicina dei trapianti passa per l'accettazione di organi esterni, cioè anche attraverso il sistema immunitario, perfino la gravidanza, no? Nella gravidanza il sistema immunitario della donna sopporta, porta dentro un organismo estraneo, no? Questo è un tema che ritorna anche nelle riflessioni del mio amico Massimo Recalcati spesso. E dunque come applicare questa logica positiva all'interno dei sistemi sociali? Come trovare, cioè, un punto di articolazione positiva tra comunitas e immunitas? Con quali strumenti? Ma io credo, mi avvio verso la conclusione, che il problema vada affrontato a doppio livello. Da un lato la disattivazione degli apparati di immunizzazione negativa e poi l'attivazione di nuovi spazi comuni. Partiamo dal primo punto, no? Abbiamo visto come la crescita dei dispositivi di controllo e di esclusione determini un decremento delle libertà individuali e della stessa condivisione che ci lega agli altri, no? Barriere, blocchi delle idee, dei linguaggi, dell'informazione costituiscono forme di riduzione non solo della libertà, ma di impoverimento dell'esperienza comune. Naturalmente distinguere tra dispositivi di protezione e dispositivi di, come dire, di esclusione è molto difficile, perché pensiamo alle misure di controllo sugli aeroporti, alle, diciamo, alle intercettazioni, alle app che tracciano i contagi. Beh, sono insieme ordinate alla nostra protezione, ma possono anche in qualche modo diventare organi di sorveglianza e di controllo, di esclusione. E quindi bisognerebbe trovare il modo di discriminare tra dispositivi di divieto e di controllo e dispositivi di assoggettamento, rendendo la nostra esperienza sicura ma al contempo aperta, disponibile, inclusiva. Ma questo non basta, questo è il lato negativo. Poi dobbiamo aggiungere un lato positivo, cioè oltre a sciogliere i vincoli immunitari,
dobbiamo creare dimensioni di vita comuni. Da qualche tempo i filosofi, i giuristi hanno avviato un lavoro sul concetto di bene comune. Fino adesso troppo schiacciato tra gli opposti del bene privato e del bene pubblico, del bene dell'individuo e del bene dello Stato. Perché appunto il diritto, come nasce a Roma e poi si sviluppa nelle società moderne, tende appunto a portare tutto a una veduta proprietaria, o degli individui o dello Stato. In questo modo ciò che è comune, ciò che non è appropriabile né dagli individui né dallo Stato, diventa sempre più ridotto, sempre più residuo. E quando si è intensificato il processo biopolitico di immunizzazione a cui abbiamo fatto riferimento, questo ridimensionamento dello spazio comune si è fatto ancora più forte e integrale, cioè l'immunità progressivamente investe tutto l'ambito della sfera pubblica e privata, no? Tutto l'ambito della vita, i processi appunto biopolitici, l'intelligenza, le risorse ambientali, l'acqua, la terra, le strade, gli spazi della comunicazione, tutto tende a diventare privatizzato, no? A partire dalla modernità. Già l'invenzione dello Stato è una forma di riduzione del comune, no? E invece quello che si dovrebbe fare dovrebbe essere sostituire al modello della proprietà, al modello proprietario, il modello dell'uso. L'uso non consuma ciò che si usa, ma consente che venga poi usato anche dall'altro. Quindi la categoria di uso va, se non del tutto sostituita, affiancata alla categoria di proprietà. Usare una cosa non vuol dire possederla in proprio, ma appunto farne uso che anche altri possono fare. E del resto i conflitti che si sono aperti in tutto il mondo sulla privatizzazione dell'acqua, delle fonti energetiche, dei brevetti, delle industrie farmaceutiche, pensiamo alla battaglia che si va scatenando intorno al vaccino per il Covid, no? E va tutto purtroppo per ora nella direzione di uno scontro tra interessi proprietari. E beh, su questo va fatta aperta una battaglia. Poi la politica è fatta oltre che di condivisione anche di conflitti, inevitabilmente, no? Il problema di fondo è che non esistono non solo statuti giuridici, ma neanche forme mentali di pensare il comune, questo modello del comune, che non è né il pubblico né il privato. È qualcosa ancora di largamente sconosciuto, il bene comune, ed è anche refrattario alle nostre categorie concettuali, che sono invece tutte occupate dalle griglie dei dispositivi immunitari. E tuttavia la scommessa per un ritorno della comunità si gioca appunto su questa possibilità, sulla capacità, prima ancora di operare, di pensare all'interno di un orizzonte del comune, ritornando appunto all'origine della comunità e alla comunità come bene originario. Ecco, grazie.